Macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di direttore comunicazione dell'anno insurance. Leggiamo la motivazione. Per guidare una strategia di comunicazione multicanale con progetti innovativi anche su digitale e social network, puntando sui valori della responsabilità sociale. Per la capacità nell'anno dei 190 anni del gruppo di posizionare, appunto vedremo chi verrà premiato, lo diremo tra un po', sul mercato come autentico partner di vita, intrecciando il business della compagnia con l'impegno nelle comunità. E adesso possiamo andare a vedere chi vince questo premio. Lucia Sciacca, Generali Italia. Saluto in collegamento con noi Lucia Sciacca, naturalmente, direttore comunicazione e sostenibilità Generali Italia. Lucia, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a tutti voi. Ho lasciato un attimo di spazio nella motivazione perché non potevo proprio citare Generali Italia, volevo lasciare il appunto in sospeso fino all'ultimo chi ha vinto questo premio. A questo punto l'abbiamo svelato, le chiedo subito un commento alla vittoria. Beh, ovviamente siamo molto soddisfatti, sono molto soddisfatta per questo riconoscimento, perché è un riconoscimento che viene in un anno molto complicato e in un anno dove la comunicazione ha avuto un ruolo centrale. Quindi è un riconoscimento che io allargo a tutte le persone che hanno lavorato con me quest'anno e, per portare avanti un'attività di comunicazione che avesse alcune caratteristiche. In primo luogo quello di saper creare fiducia, perché quello avevamo bisogno, una comunicazione che si basasse su azioni concrete e una comunicazione che fosse corale, che quindi coinvolgesse tutti i nostri stakeholder, partendo dai nostri clienti, ai nostri dipendenti, gli agenti, ma anche e soprattutto le comunità. Esatto, e allora insomma l'anno diciamo è stato un anno difficile, ma un anno importante proprio per i risultati che sono stati conseguiti. E a questo punto, Lucia, le chiedo proprio qual è stato l'impatto di Covid-19 sulle strategie di comunicazione di Generali Italia, cioè come avete dovuto modificare, cambiare, evolvere le vostre strategie? Allora, sicuramente la prima cosa che abbiamo fatto è proprio quello che dici tu, abbiamo dovuto riadattare la comunicazione al contesto e quindi abbiamo dovuto cercare delle nuove modalità di comunicazione, abbiamo dovuto rafforzare delle modalità di comunicazione molto che avevamo già attivato, ma non così in maniera importante, e in questo caso faccio proprio riferimento a una comunicazione digitale. Teniamo conto che ad esempio l'azienda già a marzo dell'anno scorso aveva il 95% dei dipendenti che lavoravano da casa, quindi è stato fondamentale poter tenere in contatto le persone che non si ritrovavano più negli uffici, che non si ritrovavano alle loro scrivanie, e la comunicazione in questo è stata centrale. Certo. Abbiamo avuto anche bisogno di focalizzare molto sull'informazione, perché ci siamo resi conto che una corretta informazione, un'informazione puntuale era quello di cui avevamo bisogno per poter navigare nel momento di incertezza che stavamo vivendo. E l'altro elemento, abbiamo sicuramente basato la comunicazione su fatti concreti, cioè sulle azioni che mettevamo in campo, ovviamente tenendo la salute come elemento prioritario. Sì, e poi salute, assolutamente, la responsabilità sociale d'impresa è stata per voi centrale. Piacerebbe, insomma, Lucia, se lei volesse condividere con noi qualche iniziativa in particolare. Ma allora, sicuramente, come dicevo, la salute è stata una nostra priorità, ma è stato anche una priorità assumere
un ruolo centrale nel paese e soprattutto nelle comunità, stando vicino ai clienti con soluzioni necessarie e adeguate al momento, soprattutto soluzioni che riguardavano la salute, il teleconsulto gratis per i nostri clienti o attività che potevano aiutare, protezioni che potevano aiutare le imprese che avevano delle problematiche di interruzione dell'attività. Ma anche ci siamo occupate di quelle tematiche come l'educazione. Ricordiamoci che l'anno scorso le classi, come parte di quest'anno, si sono trovate anche loro a dover gli studenti studiare da casa. E allora, insieme alle Onlus che collaborano con noi, abbiamo distribuito oltre 1000 tablet e abbiamo molto lavorato con le Onlus che sono vicino a famiglie disagiate, con programmi per la genitorialità. E questo è stato un lavoro che ha visto anche forte il coinvolgimento dei nostri colleghi, dei nostri dipendenti, che l'anno scorso, anche se in forma digitale, hanno donato 10.000 ore di volontariato. Quindi il ruolo nella comunità. Quest'anno, ricordavi, è il nostro 190° anno, Generali compie 190 anni e quindi riteniamo importante poter manifestare e dover manifestare il ruolo che questa azienda ha nelle comunità dove opera. Certo, un anniversario decisamente importante nel contesto che abbiamo vissuto e appunto l'impegno nelle comunità, che peraltro è stato messo in evidenza anche nella motivazione insieme agli altri aspetti. Beh, allora a questo punto 190 anni, è vero, sono tanti, ma mi verrebbe da dire con un sorriso che siamo solo all'inizio, visto che poi si parla di una ripartenza nuova con quello che accade. Lucia, l'aspettiamo, l'aspetto, ti aspetto, visto che mi hai dato del tu, ti do anch'io del tu in Grazie. Chiusura di collegamento, ti aspetto magari la prossima edizione delle Fonti Awards di persona per affinché tu ci possa raccontare tutte le altre evoluzioni che avranno le strategie di comunicazione, che diventerà sempre più importante, sempre più centrale. Guarda, è un invito che colgo molto volentieri, anche perché dopo un anno di incontri digitali proprio l'incontro e la relazione fisica è molto importante. Esatto, la saporeremo di più. Sì. Grazie e complimenti a Lucia Sciacca, direttore comunicazione e sostenibilità di Generali Italia, naturalmente come direttore comunicazione dell'anno Insurance. A te Lucia e a tutto il tuo team. Ovviamente. Grazie. Grazie, a presto.